Oggi sono molto contento perché ancora un tassello importante sulle scuole della nostra città e della nostra città metropolitana, l'auditorium al Galileo Galilei, che si inserisce in altri passaggi importanti di ristrutturazione di questa scuola, come le attrezzature e l'impiantistica sportiva. Altre ce ne sono state, altre ce ne saranno, a dimostrazione che anche di fronte a norme che in qualche modo non ci consentivano di investire sulla scuola, io me ne sono assunto la responsabilità personale firmando atti e delibere, perché il diritto alla scuola, all'istruzione è un diritto costituzionale ed è anche la risposta migliore per contrastare criminalità e illegalità. Ad altri compete recuperare e fermare chi spara. Sindaco, allora quali i punti di intesa con Gentiloni? Ma innanzitutto è stato un incontro assai utile e proficuo, durato 30 minuti, in cui si è parlato di tanti argomenti, dell'importanza strategica dei rapporti tra la città di Napoli e il governo nazionale, di come da quando si è insediato il presidente Gentiloni la cooperazione istituzionale con il governo è nettamente migliorata. Abbiamo sottolineato il rispetto del cronoprogramma sul patto per Napoli, bando delle periferie, PON città metropolitana. Abbiamo convenuto che entro luglio chiudiamo l'accordo su Bagnoli. Credo che a questo punto l'accordo ai massimi livelli tra Presidente del Consiglio, Presidente della Regione e Sindaco di Napoli può portare nei tempi che abbiamo detto a questo accordo e siamo molto soddisfatti, così come il cronoprogramma delle vele. Poi con il Presidente del Consiglio e col Ministro Delrio abbiamo convenuto di mettere a punto gli ultimi adempimenti per il rush finale della chiusura finalmente dei cantieri della città di Napoli, con rispetto del cronoprogramma, altro risultato storico. Poi ho parlato della situazione molto grave in cui versano gli enti locali a causa delle politiche finanziarie molto dure, in particolare degli enti in predissesto come il Comune di Napoli. Poi abbiamo affrontato con l'impegno di superare entro giugno la questione molto delicata del CR8, commissariamento post terremoto 81, che ci ha tenuto per 4 mesi bloccata la cassa e che è un debito quasi esclusivo del governo. Poi abbiamo parlato di tante altre cose e convenuto che se questo è il livello di cooperazione istituzionale, se questi sono i risultati che a breve si raggiungeranno, non potremmo che prendere atto di un consolidamento di un asse istituzionale significativo tra la città di Napoli e il governo nazionale. Sindaco, su Bagnoli quali i punti di questo accordo che avete? No, di questo ne parleremo nei prossimi giorni. È talmente importante il risultato che quando sarà raggiunto l'accordo noi ne dovremmo discutere chiaramente con la città, come siamo abituati a fare, assemblee, municipalità, giunta, consiglio comunale. Tutto questo avverrà in tempi molto rapidi, anche perché le notizie romane, l'aria che si respirava a Roma era un'aria di voto tra il 24 settembre e il 7 ottobre, quindi se questa è l'aria bisogna far presto, prima che arrivi Ferragosto. Ma l'accordo, diciamo, potrebbe andare ovviamente nella linea, diciamo, di seguire quella che è stata la sentenza del Consiglio di Stato e quindi bonifica il governo? L'accordo è tra il Presidente del Consiglio, il Presidente della Regione e il Sindaco di Napoli. Nel momento in cui si raggiunge l'accordo politico istituzionale, questo sarà suggellato nelle forme che un accordo di questa portata merita, quindi non è un problema di forme, adesso è un problema di trovare in questi giorni l'accordo finale, che non è una cosa scontata, ma siccome registro la volontà politica e istituzionale di raggiungere questo accordo, io mi sento di essere ottimista, anche perché ho trovato molto proficuo l'incontro al Presidente del Consiglio, un incontro istituzionale importante, quindi sono soddisfatto perché abbiamo ancora una volta dimostrato che questa città ha concretezza, efficacia, che è sotto gli occhi di tutti, che si sta riscattando con la cultura e la partecipazione popolare e vogliamo cooperare con tutte le altre istituzioni democratiche del nostro Paese. Sindaco, con il Ministro Delrio avete parlato anche di trasporto su gomma? Con Delrio abbiamo parlato di trasporto su gomma, abbiamo parlato di porto, sono stato a Roma mezza giornata, abbiamo parlato di tutto, anche altri incontri. Mi fermo qua per adesso. Porto sta andando molto bene, abbiamo approvato l'altro giorno il progetto sul Molo Beverello, il cronoprogramma col Presidente Spirito va molto bene, anche qui c'è una cooperazione istituzionale importante, insomma quello che avevamo sempre detto si sta verificando, quando le istituzioni cooperano ai massimi livelli ci sono idee, c'è concretezza, efficacia e trasparenza e i risultati si raggiungono. Sindaco, questione sicurezza, 40 pattuglie in più ieri saranno destinate a Napoli, pare. Lei più volte aveva chiesto di arrivare, insomma, a questo tipo di risoluzione, speriamo che però effettivamente poi arrivino, perché lei diceva spesso ce lo dicono e poi non mantengono i patti. E come dice lei?
Se così è, siamo soddisfatti. Se sono effettivamente 40 pattuglie nuove e non che vengono prese da una parte e messe dall'altra, perché poi non c'è solo la sparatoria alla sanità, ci sono le sparatorie a Miano, ci sono le sparatorie in altri quartieri. Quindi se effettivamente ci sono 40 pattuglie, vuol dire che quello che noi diciamo da tempo è stato accolto e quindi esprimiamo chiaramente soddisfazione. Aspetto però i fatti, perché sinora sul tema della sicurezza, al di là dell'enorme sforzo e dei grandi risultati che forze dell'ordine e magistratura napoletana mettono in campo sul rafforzamento di mezzi, risorse materiali, umane ed economiche, segnali significativi non ne abbiamo avuti. Quindi se queste 40 pattuglie che lei citava e che anche io ho ascoltato sono un fatto vero e concreto, noi lo registriamo con soddisfazione. Sindaco, a Roma c'è area di voto proporzionale con 5% di sbarramento, la convinci? Allora, il sistema tedesco, tra i vari sistemi che avevano messo in campo in queste settimane, è il migliore. Detto questo, non è però è il migliore di quelli messi in campo, non è il sistema ideale, basti pensare che non ci sono le preferenze. Quindi nella parte proporzionale del 50%, mi sembra che questo è il tema, poi vedremo la legge, non c'è la possibilità di scegliere i rappresentanti in Parlamento e questo non è un fatto positivo. Sul resto mi sembra che il sistema tedesco può reggere ed è un sistema sicuramente equilibrato. Vedremo che cosa deciderà il Parlamento e che cosa deciderà il Presidente della Repubblica per quanto riguarda la data delle votazioni o un eventuale scioglimento anticipato delle Camere. Noi come amministrazione vogliamo portare a casa molti risultati prima che vengano sciolte le Camere. Di assenteismo, lei ci sa dire qualcosa di più? No, sto seguendo la vicenda, ovviamente totale sostegno all'azione delle forze dell'ordine e della magistratura. Noi in questi anni abbiamo contribuito a scoprire casi come questi collaborando con l'autorità giudiziaria e le forze dell'ordine, quindi abbiamo difeso il lavoro pubblico, abbiamo provato in tutti i modi a valorizzare i dipendenti del comune, delle società partecipate, in questo caso delle municipalità. Quando però si è scoperto con prove evidenti che qualcuno ha commesso reati, per noi esiste solo una risposta, che è il licenziamento. Quindi l'abbiamo fatto sinora con diverse persone, sia al comune che nelle società partecipate. Se dalle notizie nei giorni successivi saranno confermate le notizie che stamattina ho, cioè che si tratta di fatti acclarati con riprese video, avendo noi come sempre contribuito all'accertamento di questi fatti, non avremo nessuna esitazione a interrompere qualsiasi rapporto di servizio e di lavoro con chi non onora il lavoro pubblico che oggi migliaia e migliaia di persone vorrebbero avere e che non riescono ad avere. Chi ce l'ha lo dovrebbe difendere e lo dovrebbe portare avanti con dignità. Sindaco, questa mattina in radio lei ha detto che è pronto per nominare i vertici. Sì, dovrei farlo oggi. Se riesco. Possiamo avere qualche informazione? No. Dopo che l'ho fatto, sì. L'ultima cosa, il 1 luglio Pisapia sarà a Roma per una manifestazione che riguarda la sinistra. Bersani ha già dato la sua disponibilità. Lei andrà a trovarli? 1 luglio no. 1 luglio no, perché assolutamente il 1 luglio mattina ho un matrimonio a Maschio Angioino, quindi non posso andare. Ma al di là della battuta, no, nel senso io sto seguendo con attenzione, vediamo quello che succede, sono molto attento all'evoluzione politica, lo ripeto, io faccio il sindaco di Napoli, quindi il mio impegno personale nelle politiche non ci sarà. Se dovesse arrivare una proposta di costruzione di un'alternativa su un programma veramente innovativo e forte, che cammina su gambe che si presentano per entrare in Parlamento e guidare il Paese, caratterizzate da credibilità, noi, non parlo come Luigi De Magistris, ma noi come Movimento DEMA guarderemo con attenzione a questo. Allo Stato, io come abbiamo parlato poc'anzi con le altre interviste, sono proiettato esclusivamente sulla città e anche ieri che sentivo nell'area romana tra Montecitorio, Palazzo Chigi parlare solo di legge elettorale e politica, io ero proiettato a portare a casa dei risultati per far ritornare Napoli ad essere capitale. Questo è il mio obiettivo politico. Dice una cosa